Bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video haul, finalmente. Mi è arrivato giusto stamattina un pacco che stavo aspettando da Shane. È arrivato proprio preciso oggi che dovevo registrare. Quindi appunto oggi sarà un video haul Shane, ma non solo, perché ne approfitto anche per farvi vedere un paio di cosine che ho preso da Maki Beauty, tutto Revolution e I Heart. Però sono letteralmente 6 cose, quindi non avrebbe avuto senso farci un video haul dedicato. E anzi direi di iniziare subito da quelle cosine e partirei da questa palettina cioccolatosina super carina. Eccola qui, questa è una palette di contour e illuminante. Il contour sembra abbastanza freddino e anche l'illuminante non sembra assolutamente niente male. Tra l'altro profuma di cioccolato e io ho preso la colorazione Fair, questa più chiara. Sempre cioccolatoso, ho voluto provare la Lip Mask. A parte che ce n'è dentro un sacco perché è gigante, ce ne sono dentro 20 ml. Viene con il suo tappino di protezione, eccolo qua, io l'ho già provato, ovviamente non potevo resistere. Questa parte di Revolution mi è arrivata qualche giorno fa. Allora, raga, questo vi devo dire che di cioccolato profuma veramente poco. E una volta applicato, è veramente strano, sa quasi tipo di detersivo. Infatti mi ha lasciato un po' what the fuck. Farò fatica a finirlo, credo. Altro mezzo flop. Questo lip duo di Revolution, ovviamente, al Pumpkin Spice. Lo stavo puntando tipo da quando era uscito. Ed è composto da un lip scrub e da un lip balm. Entrambi appunto alla profumazione Pumpkin Spice. Anche questi hanno tutti il loro tappino di protezione. Questo è lo scrub. Io, raga, lo amo tantissimo. Ha un profumo proprio di zucca dolce. Scrub anche molto bene, che l'ho già provata appunto. Quindi vi direte, perché mezzo flop? Raga, la lip mask ha la stessa profumazione di detersivo di quello al cioccolato. Anche qua dalla profumazione sembra che sappia abbastanza di zucca dolce, ma una volta applicato è veramente fastidiosina. Io mi sbaglio, una volta ne ho applicato un po' troppo, si vede, e l'ho dovuto togliere perché mi dava veramente veramente fastidio. Applicata in piccole dosi ancora, infatti mi sa che la utilizzerò così, perché comunque anche qui ce n'è veramente tanto. Rossettino che lo devo ancora provare, perché col fatto che uno non sta uscendo tanto e poi con questa cosa delle mascherine, ho tanti rossetti nuovi non ancora aperti, appunto sto cercando di non aprirli perché adesso sarebbero un po' sprecati. Comunque sembra molto bello, magari vi lascio qua una foto degli swatch per farvi capire meglio la colorazione, perché giustamente. E io ho preso la colorazione Delight. Sono super curiosa di vedere se profuma anche questo di pesca. Non so se avete visto, ma I Heart ha fatto una collezione a tema formaggio e topini, veramente interessante. Da subito in realtà avevo puntato le spugnette, però alla fine ho preso un altro prodottino, ovvero la palette degli illuminanti. In realtà io, raga, l'ho presa per puro collezionismo, perché è stupenda, ha proprio anche i buchi in rilievo, è bellissima, eccola qua. Ma una volta che mi è arrivata ho visto che comunque gli illuminanti non sono per niente male. Ok, non sono la mia formula preferita, perché sapete che io amo le formulazioni glitter. Però vi devo dire che non sono assolutamente male, li ho solo swatchati. Mi sembrano veramente validi. Comunque queste cosine e altre di Shane le proveremo poi in un video dedicato. Ultima cosina di Revolution, fascette. Questa l'ho già utilizzata, è super morbida. È la fascetta appunto per make-up e skincare dei Flintstones. Infatti ha l'osso di ciottolina, bellissimo, io appena l'ho visto sono impazzita. E nulla, queste erano tutte le cose per quanto riguarda Maki Beauty. Ora direi di passare a Shane, che qua c'ha un bottino, raga, che non avete idea. E visto che stavamo parlando di make-up, io direi di continuare con la parte make-up. Ho voluto provare questa palettina, ce l'avevo in wishlist da tantissimo in realtà, finalmente mi sono decisa a comprarla. Questa l'avevo puntata anche nella versione più scura, perché dalle foto del sito mi sembrava abbastanza portabile anche per una pelle chiara come la mia. Però una volta che mi è arrivata questa, cioè questa shade che è veramente scuretta, e quindi penso che l'altra sia troppo. E poi c'è un'altra rosata, però io preferisco questi più aranciatini. Altro rossetto liquido, stesso discorso che per quello di Revolution, vi lascio una foto qua di come dovrebbe essere. Io ho preso la colorazione Haters. Sembra veramente veramente bella, anche questo non vedo l'ora di provarlo. Ultimo prodottino per quanto riguarda il make up, almeno sì, dovrebbe essere l'ultimo credo, ah no, ce n'è ancora uno, stavo scherzando. Ho voluto finalmente prendere il Freckle Tint. Io, raga, non sono assolutamente fan delle lentiggini, ve ne sarete accorti perché non le faccio mai. Infatti anche tipo tutti gli altri trend della bomboletta
città, varie cose che erano uscite e non le ho mai fatte. Comunque, tipo, questo veniva 2 euro, allora ho detto dai, proviamolo. Ho visto che comunque sembra super super facile da utilizzare, è un prodotto in trend, quindi dai, vediamo un po' che cosa ci salta fuori. Anche questo lo utilizzerò nel video in cui proveremo tutte queste cosine di make up. E stavo scherzando, non c'è ancora un prodotto ma ben due, e sto parlando di questo olietto per le labbra. Avevo già provato la versione verde alla mela, comunque come formula mi era piaciuta molto, quindi stavolta ho voluto provare questo al mirtillo. Raga, ha un profumo super dolce, questo mi fa letteralmente volar via, motivo per cui ora sono super curiosa di provare anche gli altri. Ultimo prodottino, make up o comunque skincare, questo Modern Love è un lip balm, lip mask della collezione di San Valentino, super carino raga, in pottino, veramente veramente bellino, ha tutti i cuoricini però non rendono tanto da lì credo. All'interno della confezione c'è anche il suo pennellino, eccolo qua. Questa mi ispirava un sacco in realtà perché era glitterata. Come profumazione anche questa con la protezione non mi fa sta impazzire anche questa, perché sa di rosa meglio di quelle al detersivo, però io non sono una gran amante delle cose che sanno di rosa, quindi non mi fa stra impazzire per quello, però utilizzabile dai. E anche questo l'effetto sulle labbra lo trovo molto carino. Ho voluto prendere questo set di spillette, queste sono le spillette che utilizzo quando mi trucco per non avere i capelli davanti e non vanno a rovinare la piega, e ne avevo già un set preso tipo a 3-4 euro da Primark, questo l'ho pagato 1 euro, ce ne sono dentro molti di più perché nell'altro ce n'erano tipo 4, qua ce ne sono un sacco. Porta parrucca, lo vedete così perché ne manca un pezzo, mi è arrivato con la parte in mezzo mancante che sarebbe quello che appunto lo dovrebbe tenere su. Si attacca qua la parrucca, ha i dentini che la tengono ferma. Ho scritto subito al servizio clienti di Shein e tipo in 02 avevamo risolto la situazione, adesso sto aspettando che mi arrivi quello nuovo. Sempre per quanto riguarda parrucche, ho voluto prendere questo bagaglio che tipo da lì non si capirà assolutamente, credo, magari vi lascio una foto di questo già montato perché devo un attimo studiarmelo. Comunque va attaccato al tavolo e serve da mettere tipo nelle teste di manichino, quelle per acconciare le parrucche, per tenerlo fermo, che così appunto quando acconciate la parrucca ce l'avete ferma lì ed è molto più comodo, perché altrimenti se la tenete in mano così è stra scomodo. Comunque se ce l'avete appoggiata su un piano che non è bloccato da qualcosa è scomodissimo. Sempre per quanto riguarda le parrucche, ma vi giuro, ultima cosa, extension. Ho preso un sacco di extension perché appunto sto acconciando una parrucca drag e mi servivano delle extension. Ho voluto prendere bionde e rosa. Di rosa ho voluto prendere due sfumature, ovvero queste che ho preso delle ciocche piccoline, rosa pastellino, e queste che sono ciocche molto più grosse di un rosa tipo bubblegum, lo trovo veramente veramente bello anche questo. Ed infine ho anche preso un paio biondo, questo è proprio il biondo della parrucca, l'unica cosa è che sono corte, cioè non so se rende. Le extension di solito mi arrivano sempre a lunghe, così questa è stracorta. Portafoto ne ho presi 4, dovrebbero avere 40 pagine l'uno, quindi dovrebbero starci circa 80 foto. E questa l'ho presa per le foto che faccio stampare con Freeprints, che hanno un formato di 10x15, che quindi dovrebbe stare in questi. Ho fatto veramente fatica, raga, su Shein a trovare dei portafoto con queste dimensioni, perché avevano tutte le dimensioni più piccoline, quelle da Polaroid. Ho trovato questi, sono super easy, io li cercavo super easy, quindi perfetto, spero che vadano bene e così ne prenderò tanti altri. Io, raga, non so se lo sapete, forse per chi mi segue proprio dagli inizi, quando avevo il canale vecchio, ormai ho tolto tutti quei video, comunque facevo un sacco di video cartopazzosi in cui decoravo l'agenda, facevo tutte quelle cosine lì, e mi è rimasta comunque questa cosa. Io amo decorare l'agenda, mi segno tutto, mi piace proprio anche tenerla in ordine, tutta decorata, quindi ho preso un sacco di stickers. Ho preso questo set, magari anche di questi vi lascio le foto, se ve li facessi vedere uno ad uno veramente verrebbe un video di 30 anni. E sto già lottando contro la memoria del mio telefono, che tipo ogni 5 minuti di video mi interrompe dicendomi che non ho più spazio, quindi devo andare a fare l'esportazione sul computer e ritornare di qua, quindi capitemi per favore. Questi con la lunetta, ecco, questi ve li posso far vedere da dietro, che comunque fa vedere un po' quelli che ci sono. Questi tutti a tema Rainbow Pride, che li utilizzerò per decorare giugno, non vedo l'ora. Ed infine questi, che non li ho ancora aperti in realtà, e dovrebbero essere tutti a tema autunno. Bene raga, siamo giunti
all'ultimo pezzo del LOL, che è anche, insieme ai portafoto, la ragione per cui ho fatto questo ordine. Un organizer, io ho intenzione di utilizzarlo per la mia skincare, spero che questo mi risolva un po' la situazione. Sembra comunque abbastanza grandino, qua c'è uno scompartimento per metterci un po' di cosette. Qua, come potete vedere, poi è anche tutto bucherellato, quindi top. Qua ci sono dei cassettini che comunque sono abbastanza capienti, ne ha due. E nulla, raga, questo era tutto quanto per questo haul. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è stata la cosa che più vi è piaciuta. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!